tradizione toscana, è un vecchio modo di preparare le carni grasse. Di solito il dolce forte in Toscana si trova il cinghiale, si trova la mente, si trova la lingua. Sono queste tre le cose che si fanno in dolce forte. Questo è un piatto, diciamo, rinascimentale, in cui venivano mischiati un po' tutti i sapori per dare una lunghissima persistenza all'aroma. Il forte è dovuto invece dall'aggiunta di un po' di aceto, in questo caso è un aceto di mele invecchiato in legno, perché ci serve per aumentare un po' la freschezza del piatto, se no vuoi il sapore del cinghiale, vuoi il cioccolato fondente, creerebbe un po' di problemi in bocca, e quindi ci dà aumentiamo un po' l'acidità del piatto aggiungendo un po' d'aceto, che ci dà una mano per avere più freschezza in bocca. Il piatto poi di fondo risulta, direi, comunque secco, non ha una tendenza dolce molto spiccato, perché comunque il cioccolato è un fondente al 70%, quindi la nota amara del cacao esce fuori, e di fatto in bocca il cacao, un assaggio a questo piatto non pensa al cioccolato, pensa a tutt'altro. Serve soprattutto perché quando anche voi mangiate un po' di cioccolato vi rimane in bocca, ed è un grasso che si unisce al sapore del cinghiale e si fissa molto più sulle papille gustative. Sul cinghiale questo grasso, per me, che gli dà in più il cioccolato, sta anche bene, perché il cinghiale comunque, essendo riempito d'olio, è una carne magra in sé, essendo acciagione rispetto a un maiale. Se voi mangiate il cinghiale da solo sentite che è un po' tedioso, è un po' stroccoso, quindi ha bisogno comunque di una salsa abbastanza morbida, abbastanza grassa per pulirla. E niente, quindi tutte le volte che c'è da mettere in difficoltà un vino ci mettiamo il dolce forte, perché riuscire a ripulire un dolce forte ce ne vuole, perché la complessità sia aromatica sia olfattiva è notevole di un piatto del genere. Poi finiamo con una sfogliata con una crema d'arancia. Ora vi finisco di far mangiare in attesa dell'ultimo vino, forse sono un po' in trend di assaggiare. Buon proseguimento. Grazie.